momento della nostra consueta rubrica meteorologica in collegamento con noi, Filippo Terì, il nostro meteorologo. Ciao Filippo, ben trovato. Ciao Emanuele, grazie. Buonasera. Ciao, ciao caro, ben trovato. Allora, iniziamo come sempre dal commento del satellite sopra i nostri cieli. Cosa ci racconta? Sì, le immagini satellitari ci raccontano che l'Italia si trova come terra di confine fra il bordo orientale di un vasto campo di alta pressione che dall'Europa occidentale si protende appunto verso il nostro paese e una vasta area di basse pressioni che fra i Balcani e l'Europa orientale portano a spiccata attività temporalesca soprattutto durante queste ore e quindi anche verso il nostro paese proiettano delle correnti settentrionali a debole curvatura ciclonica in grado di innescare qualche locale episodio di instabilità, qualche rovescio in un contesto per il resto stabile e soleggiato. In queste ore soprattutto sull'estremo nord-est e sull'estremo meridione ci sono appunto dei locali episodi di instabilità. Ma vediamo da queste immagini anche che queste correnti settentrionali sul versante sottovento dell'arco alpino, in particolare a cavallo fra Piemonte, Lombardia e Emilia occidentale, non si capisce da queste immagini, ma lo vedremo tra poco dalle webcam, formano della nuvolosità alta, stratiforme, degli altostrati prevalentemente, che vi posso io appunto mostrare grazie alle webcam, immagini prese nel primo pomeriggio di oggi, gestite dal sito Meteo Val San Martino, che è un gruppo di persone che hanno lavori diversi e abitano in comuni diversi di quella zona ai piedi delle Prealpi Orobi, a cavallo fra la provincia di Bergamo e quella di Lecco, ma che sono accomunati dalla passione per la meteorologia che traducono appunto in un sito, in una pagina Facebook con una rete di stazioni meteorologiche, di WECA per l'appunto, e 7 giorni su 7 di previsioni su quella zona. Andiamo quindi con la carrellata di queste WECA. Qui siamo nel comune di Palazzago, guardate questi cieli particolarmente pittoreschi affrescati da questi altostrati, qui siamo a 339 metri di quota, saliamo ai 590 metri del comune di Erve e inquadrando sullo sfondo i 1875 metri del monte Resegone, appunto nelle Prealpi Orobie, passiamo poi alla frazione di Sogno nel comune di Terre de Busi, qui siamo a quasi a 1000 metri di quota e guardate questi cieli, questa sera diciamo sono queste formazioni nuvolose, regalano spesso dei tramonti particolarmente pittoreschi e infuocati, quindi vi invito se siete del posto ad alzare gli occhi al cielo o altrimenti magari a collegarvi con le webcam appunto del sito Meteo Val San Martino per guardare stasera il tramonto in diretta. L'ultima webcam ci porta nei luoghi manzoniani, siamo nella frazione di Sopracornola e sullo sfondo vedete i laghi di Garlate e Olginate, sono i laghi formati dal fiume Adda nel tratto in cui fa da emissario dell'Ario, quindi siamo proprio nella situazione descritta dall'Incipit dei Promessi Sposi che è il punto in cui il lago cessa e l'Adda ricomincia per ripigliare poi il nome di lago, dove le righe allontanandosi di nuovo lascia l'acqua distendersi e rallentarsi in nuovi golfi e in nuovi seni. E con questo omaggio alla romanza popolare di Manzoni, di cui 4 giorni fa ricorrevano i 147 anni della morte, passerei alle previsioni per la giornata di domani. Bravissimo Filippo, veramente, bravissimo ancora di più questa volta, che riesci sempre a inframmezzare quella che è la scienza, la meteorologia, con la poesia, la cultura generale, veramente bravissimo. Andiamo quindi, sì, l'hai detto, alle previsioni per domani, che tempo farà? Giornata molto simile a oggi perché la situazione a grande scala dell'atmosfera resta più o meno la stessa, quindi un contesto di tempo prevalentemente stabile e soleggiato ma con queste correnti settentrionali che sono nei bassi strati più forti tra medio e basso adriatico, zone ioniche e in qualche caso anche sull'arcipelago e sulle coste della Toscana che però riescono a innescare qualche locale episodio di instabilità soprattutto a cavallo fra i versanti adriatici di Abruzzo, Molise e sul Gargano, nonché su alcune zone dell'Appennino meridionale, nonché dei rilievi della Sicilia orientale. Anche sui settori alpini, soprattutto più occidentali, ci potrebbe essere qualche locale pioggia, ma per il resto il tempo è stabile e soleggiato. Le temperature massime sono in lieve rialzo sull'estremo nord-est, stazionarie o in lieve flessione sul resto del paese. I valori più elevati continuano a registrarsi in pianura padana e nella Valle dell'Adige, con valori generalmente fra i 25 e i 27 gradi. Ci ritroviamo domani, caro Filippo. Grazie per oggi, grazie per la rubrica di oggi, grazie al nostro Filippo Terì, quindi il nostro meteorologo. Ora